Nuova pausa pranzo, nuova pausa remix. Nel remix di oggi vedremo due video che fanno parte della mia rubrichetta personale, la sicilianità. Buonasera a tutti amici, è venerdì, sono le 17, quindi è arrivato il momento della rubrica la sicilianità. Non ve lo dovrei neanche dire perché lo dovreste già sapere. Poiché l'altra volta avete apprezzato tantissimo il dizionario siciliano, mi ritrasformo nuovamente in un dizionario del siciliano e continuo con la lettera A. Vi ricordo come funziona. Inserirò questa parola siciliana in una frase, in un contesto, scrivendovi da una parte la parola in italiano e dall'altra parte la parola in siciliano. Cominciamo! Mi sa che tu oggi vuoi prendere due bastonate. Mi sa che tu oggi e vai a buscare. Sì, però non c'è bisogno che gridi. Sì, però non c'è bisogno che abbanni. Mamma mia, questa cosa che mi hai detto mi ha fatto tremare le gambe. Mamma mia, sta cosa che mi dicesse mi faccio un cariammi. No, no, guarda, si fa così. Vada mia, si fa così. No, no, il ragù ancora non è pronto, si deve stringere un altro po'. No, il ragù non è pronto, ancora si va a cotturare. Ah, guarda, eccolo. Oh, vada, a Lucca! Mamma mia, tutto questo sole mi sta accecando. Ma c'è mia, questo sole a Norbai. Se avevate già sentito queste parole o si dicono in un modo simile nel vostro paese, fatemelo sapere nei commenti. E noi ci vediamo fra un'oretta in live. Ciao a tutti e buon weekend! Buonasera a tutti amici, è venerdì, sono le 17. È 30, sono un po' in ritardo, ed è arrivato il momento della rubrica La Sicilianità. Oggi vi vorrei parlare di un detto molto utilizzato da noi siciliani, ma anche i non siciliani sono certa che almeno una volta nella loro vita lo avranno sentito. Il detto è questo: per Dio scecco cu tutti i carrubbi. Andiamo a vedere cosa significa. A tutti sarà capitato, almeno una volta nella vita, di pensare di aver fatto un grosso affare o di aver messo le mani su una situazione vantaggiosa. Ma purtroppo non sempre si ottiene ciò che si vuole, anzi in certi casi si finisce per perdere o addirittura per straperdere. In queste occasioni appunto questo detto siciliano va a pennello. Per Dio scecco con tutti i carrubbi, che letteralmente tradotto significa ho perso l'asino eppure tutte le carrubbe. Il paragone a questo punto è abbastanza semplice, quindi non soltanto abbiamo perso l'asino che già di per sé ha un valore, ma abbiamo perso anche tutto il carico che trasportava. Quindi se vi dovesse capitare una situazione analoga, ricordatevi di questo detto e utilizzatelo che non sbaglierete mai. Ci vediamo alle 18 per una mezz'oretta insieme qui live su TikTok e vi auguro un bellissimo weekend. Ciao! A domani!